L'intervento di restauro all'interno della pieve di Coiano sta volgendo al termine. Mancano da completare la zona absidale dove sono stati rinvenuti i resti dell'antico basamento, parte del pavimento in cotto fatto a mano e da ripristinare l'acqua santiera. L'apparato murario è già stato pulito, stuccato e consolidato e sono tornati a nuova vita i due altari in stucco della navata laterale sinistra. Il primo, risalente al 1753, è un fonte battesimale al cui centro si trova la statua di San Giovanni Battista. Dopo la pulitura e la ricostruzione delle parti mancanti, si è proceduto alla reintegrazione pittorica per riequilibrare la cromia della parte nuova con la vecchia. Quindi il catino, che prima era finito a terra, è stato ricollocato sulla parete. Lo stesso procedimento di pulitura, stuccatura e ricostruzione è stato eseguito anche sul secondo altare che risale al 1727, come riporta la data incisa sul fianco laterale. Gli affreschi che decoravano le pareti risalgono invece al XIII secolo, come sostenuto dal canonico Cioni sulla miscellanea storica della Valdelsa. Purtroppo restano solo piccoli frammenti di una grande rappresentazione a scene che narravano probabilmente di un matrimonio. All'interno della pieve è infine la presenza della croce patente, un simbolo dei cavalieri templari passato alla compagnia degli ospitalieri dopo il loro scioglimento. Nonostante la collocazione della pietra sulla parete destra sia casuale, poiché proveniente dal materiale di risulta della chiesa primordiale, la croce patente testimonia come la pieve di Coiano sia tappa fondamentale lungo la via Francigena e tradizionale luogo di sosta.